Arrivati a 12 porte, l'appuntamento con le notizie dalla chiesa di Bologna. Non ha voluto rinunciare a incontrare i cresimandi con i loro genitori anche quest'anno, oppure se costretto a farlo via internet, il cardinale arcivescovo ha voluto salutare i ragazzi che completano la loro iniziazione cristiana nel 2021. Ha registrato parecchie migliaia di contatti l'incontro del cardinale arcivescovo con i cresimandi della diocesi e i loro genitori, incontro che ha avuto luogo a distanza attraverso il nostro canale YouTube. Erano migliaia in genere i partecipanti a questo appuntamento che consentiva al vescovo di raccogliere in un unico abbraccio tutti i ragazzi che nel corso dell'anno ricevono il sacramento della confermazione. Le voci dei ragazzi si sono sentite attraverso alcuni messaggi che sono stati trasmessi, in particolare dai cresimandi di Castiglione dei Pepoli, forse la parrocchia più lontana dal centro diocesano. I ragazzi hanno condiviso le loro speranze e le loro attese per la cresima e anche per questo contesto così difficile della pandemia che anche nel territorio montuoso della diocesi ha colpito con forza. Insieme a quella dei ragazzi è stata proposta la testimonianza di una catechista e di una famiglia. Questa pandemia ci ha allontanato, non possiamo vederci, stare insieme. Qualche volta ci rende tristi, a volte arrabbiati e un po' rabbiosi, tipo state alla larga che mordo, e qualche volta siamo un po' rabbiosi. Ma Dio ci dà tanto amore, ci insegna ad amarci tra di noi, proprio per farci capire che siamo tutti sulla stessa barca, che c'è un legame che ci unisce e che se ci vogliamo bene, questa tempesta che passerà, ma dobbiamo stare molto attenti, ma passerà, questa tempesta ci renderà più forti, più consapevoli, più responsabili, più uniti, meno sciocchi, perché abbiamo capito la vita vera, che non possiamo perdere tempo nelle cose inutili. Simone diceva, abbiamo capito l'essenziale, c'ha ragione, appena finirà ci andremo a trovare con gioia e capiremo delle cose. Che cosa abbiamo capito in questi mesi? Abbiamo capito, per esempio, che non è una parentesi da cancellare. Abbiamo capito che non dobbiamo lasciare solo nessuno, che dobbiamo vincere tutto l'isolamento, che non possiamo farcela da soli e dobbiamo aiutare chi è in difficoltà. L'incontro è stato organizzato da Ufficio Catechistico Pastorale Giovanile in collaborazione con 12 Porte e la Segreteria Generale della Diocesi. Prosegue con la Quaresima, l'itinerario di preparazione immediata al battesimo, alla cresima, all'Eucarestia per i catecumeni adulti della nostra diocesi. Abbiamo raccolto oggi la testimonianza di uno di loro, Jafer, 30 anni, della parrocchia di Savigno. All'interno del gruppo di adulti che hanno chiesto il battesimo e che diventeranno cristiani nella prossima Pasqua, abbiamo incontrato Jaffer, 30 anni, agente di commercio a Savigno, una vita lavorativa che lo mette a contatto con molte persone. Nato in Albania, suo padre non è religioso, la mamma è ortodossa, arriva in Italia nel 99 all'età di 9 anni. Uno dei primi ricordi della sua vita in Italia è il grande giubileo del 2000. Non si tratta di una conversione clamorosa, ma è l'approdo quasi naturale di un legame che è sempre stato presente nella sua vita, ma forse le limitazioni forzate imposte dalla pandemia sono state l'occasione per maturare insieme alla sorella Anisa la decisione concreta di diventare cristiano. I miei genitori non sono di fede cattolica, seppure mia mamma sia cristiana, ortodossa, ecco, diciamo così. E comunque la fede è sempre stata una cosa che è stata presente, non nessuno, insomma, però, diciamo, conoscere ed entrare meglio e partecipare, questa è una cosa che non si è fatta, perché, praticare, cioè, andando in chiesa, insomma, facendo quello che adesso, insomma, sto facendo frequentemente, ecco, abbastanza frequentemente. E quindi si trattava un po' di mettere un quadro, già una cosa un po' esistente, ecco, mettiamola così. Quindi non un po' il momento storico
quello più recente, insomma, nell'anno scorso, che siamo stati chiusi in casa, insomma, è stato ha dato spunto a delle riflessioni un po' più profonde, ecco, diciamo, su quello che è una cosa veramente straordinaria. Insomma, cercando i lati positivi, ha dato comunque un punto zero e una riflessione su quello che si vuole un po' essere senza essere. Insomma, io faccio parte, come tante persone, veramente in un mondo frenetico dove veramente si perde tanto umano, ecco, tanto fattore umano che è giusto riconquistare, secondo me. E poi, sapendo anche di mia sorella, ci siamo dati anche insomma, la spinta reciprocamente, ecco, diciamo, è una cosa che mi avvicina anche alla comunità in cui sono, cioè ci tenevo, ho avuto occasione comunque di andare in chiesa, sia da solo che a pregare, sia per eventi magari di persone terze, ma non mi sono mai sentito come se, diciamo, mi sentivo un po' un imbucato, non so, anche perché, insomma, imbucato non è la parola corretta, però comunque non mi sentivo finito come loro, ecco, diciamo, come le altre persone vicino a me, ecco. Quindi mi piace anche questa idea, e comunque la fede cristiana rappresenta comunque dei valori che mi ci rivedo, insomma. No, io sono stato una persona fortunatissima in generale, ma comunque mi accorgo che rispetto alla media delle persone che conosco qui in Italia, sto andando a conquistare in ritardo cose che altri qui, sarà che magari Perché guardo questo sempre residuo ti anche lì impedisce le di cose più prendersi cura hanno già e non ci della tua pensano più, vita, ecco, il fatto che io legarsi faccio allo il. Spirito. Però, ripeto, è anche una fortuna, la Diciamo vedo che sempre come una ti fortuna porto questa a cosa, perché salvarci. Padre, ho ascoltami. consapevolezza e ho, Per i catechumeni, diciamo, perché membri del giorno della anche loro un gusto liturgia, diverso il tutto, conservi un sempre. animo grato per la benedizione. Per la durata di tutta questa Quaresima, Radio Vaticana, all'interno del programma Orizzonti Cristiani, sta trasmettendo le letture a puntate del libro del nostro arcivescovo Guarire le malattie del cuore. Quaranta meditazioni, un viaggio al centro del cuore dell'uomo per scoprire le sue malattie e portare salvezza e speranza con la luce della fede. È l'itinerario quaresimale che quest'anno Radio Vaticana propone agli ascoltatori attraverso il libro del cardinale Zuppi, Guarire le malattie del cuore, delle edizioni San Paolo. La voce prestata all'arcivescovo è quella di Monia Parente per la rubrica Orizzonti Cristiani. Ogni mattina, escluso il venerdì, dal 17 febbraio al 4 aprile alle 6:30 e in replica alle 21:30. È possibile scaricare le varie puntate anche in podcast sulle pagine di Vatican News cercando il programma radiofonico. Si tratta di un ritorno a casa perché 10 anni fa Don Matteo, allora parroco a Torre Angela, preparò quelle riflessioni proprio su richiesta di Radio Vaticana per la sua Radio Quaresima. Il successo di quella trasmissione portò poi alla pubblicazione del volume. Sulla scelta di riprendere quei testi abbiamo sentito il giornalista Massimiliano Menichetti, responsabile della testata Radio Vaticana e Vatican News. Noi sollecitati quest'anno dalla lettera per la Quaresima di Papa Francesco, no? Nel digiuno Speranza e Carità, che è tutto in movimento, che tende, ci chiede, ci sollecita il Papa, sempre, e ribalta un po' sempre questi aspetti, no? E il libro, ci è tornato in mente questo libro adesso del Cardinale Zuppi, il quale gioca una grande partita per lo spirito in questo senso, perché ribalta, diciamo, dei significati, e quindi contrappone, no, la bontà, la paura, l'amore che guarisce dall'orgoglio, e la vanagloria che invece lascia lo spazio all'umiltà. Tutte queste 40 riflessioni sono giocate, diciamo, con queste contrapposizioni, ed è proprio un cammino. Ci è sembrato che il cammino
proposto da Papa Francesco fosse percorso, perché lo stesso libro, lo stesso cardinale lo dice all'inizio subito, no? Cioè che cos'è in fondo, non è questo cammino di Quaresima ci porta non ad essere fedeli a noi stessi, cioè questa non è la vivacità dello spirito, ma è essere in cammino, no? Andare verso e trasformarsi, capire quali sono i nostri mali, le nostre difficoltà, i nostri limiti, e lasciarci guidare da questo cammino interiore. E quindi ci ha conquistato questa proposta nuova. Grazie Massimiliano per queste tue testimonianze, per queste tue riflessioni, grazie per il lavoro che fate nei media vaticani per farci sentire più vicino l'insegnamento e la figura di Papa Francesco. Grazie. Grazie anche a voi, e siamo tutti realtà preziose, siamo tutte realtà in sinergia per far vedere la bellezza della Chiesa, quindi grazie di cuore anche a voi. Nella parrocchia di San Lorenzo di Butrio ha avuto luogo sabato scorso l'ordinazione sacerdotale di un religioso dei Servi di Maria, originario della Nigeria. Il cardinale Matteo Zuppi ha presieduto sabato nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo di Budrio la messa di ordinazione presbiterale di Fra Cornelius Uzoma dei Servi di Maria. Fra Cornelius è originario di Enugu in Nigeria. Come racconta egli stesso nel sito internet della parrocchia, Cornelius ricevette una educazione cristiana in una famiglia cattolica molto devota alla Vergine Maria, e l'incontro con l'ordine dei Servi di Maria lo ha ispirato alla decisione di intraprendere la vita religiosa in questo ordine, che si propone questi obiettivi principali: la promozione della devozione alla Beata Vergine Maria Addolorata, la fraternità con i laici, il sostegno al ministero sacerdotale e la promozione alla conversione quotidiana. Prima di essere assegnato al convento di Budrio dei Servi di Maria, Fra Cornelius ha vissuto nella comunità romana di Santa Maria in Via e si è specializzato in teologia pastorale all'Università Lateranense. Nell'omelia il cardinale ha espresso la gioia della Chiesa nella Domenica Letare di metà Quaresima, che si unisce alla gioia del passo compiuto da Fra Cornelius. Oggi è doppiamente letare, rallegrati, perché possiamo accompagnare questo nostro fratello che diventa presbitero. La sua gioia è la nostra gioia. Funziona così nell'amore. È scelto dal Signore, chiamato, è la sua vocazione. In realtà risponde al desiderio più profondo, la sua vocazione, cioè a quello per cui lui è così ed è a questo mondo. Quando rispondiamo alla nostra vocazione, tutto diventa letare, rallegrati. Ci rallegriamo, cioè, con una gioia che nessuno può portarci via, perché resta con noi sempre, anche quando noi stessi facciamo fatica a trovarla. Nell'ambito della preghiera dei mercoledì di Quaresima, che l'Arcivescovo guida ogni settimana attraverso il nostro canale di YouTube, è stata proposta la testimonianza di Giuliana Monti Bonora, la cui famiglia è stata drammaticamente colpita dal virus. Siamo collegati con San Giorgio di Piano, in particolare con Giuliana Monti Bonora. Giuliana è la moglie di Giorgio Bonora, due figli, Giuliano e Alessandro, anche nonni. Sono molto conosciuti a San Giorgio di Piano, un po' per i lavori di Giorgio, un po' perché San Giorgio è ancora un paese e una parrocchia con un forte senso comunitario. Ma il Covid è entrato pesantemente in questa famiglia. Giorgio purtroppo ci ha lasciato, e voglio ringraziare subito Giuliana per aver accettato di condividere con noi questi momenti. Giuliana, partiamo proprio dal momento in cui il virus ha bussato alle porte di casa vostra. Beh, siamo rimasti sconcertati, anche perché non ce l'aspettavamo. Insomma, Giorgio era ancora molto vitale, lavorava, amava la bicicletta, la montagna, e quindi faceva ancora tanti progetti. Quando si è sentito poco bene, inizialmente lui non ha pensato, pensava fosse un leggero mal di gola,
poi la febbre, poi è stato tutto un susseguirsi fino al ricovero, e subito ci hanno detto che era molto grave. E quindi è logico che siamo stati angosciati anche per il periodo che ci obbligava, noi eravamo positivi, ci obbligava a restare isolati e non potevamo aiutarlo anche in quei giorni che è stato in casa, anche se stava poco bene. Quindi questo era un motivo di sofferenza e di incapacità, il dolore di non poter essere inutili, insomma, di non poter fare niente. Quindi siete stati privati improvvisamente della possibilità di starvi vicini, voi che avete fatto dell'aiuto reciproco, del cammino insieme, il senso della vostra vita. È un'ingiustizia atroce. Come si trova la forza di affrontare questi momenti, queste situazioni? Cosa vi siete detti? Noi abbiamo camminato insieme 52 anni, con i nostri limiti, le nostre fragilità, quindi questo cammino continuava ancora e abbiamo imparato a pregare insieme e io credo di leggere nel disegno di Dio una grazia che ha fatto Giorgio in questo anno. Abbiamo pregato di più anche lui personalmente, anche a livello di riflessione, aiutato da un amico parroco, e quindi leggo in questo anche una preparazione da parte del Signore. Certo che in questi momenti non è così facile attingere a quella fede che credi di avere, che non è poi così forte come pensi. Una cosa che io ho pregato, però non, forse pregavo con meno convinzione di altre volte, e quello che mi ha dato, diciamo, l'aiuto, non so come dire, leggendo il messaggio di Gesù di Suor Faustina, dove dice: ma perché ti agiti? Tu abbandonati al Signore e di con calma: Gesù confida in te. Io ho provato di farlo, perché non riuscivo a chiedere altre grazie. Comunque abbiamo avuto tanta solidarietà, sia perché noi siamo stati in casa un mese, e quindi tanti amici, vicini, famiglie, insomma, ci hanno chiesto cosa potevano fare per noi. In più c'è stata una catena di preghiera, sia a livello di comunità parrocchiale, di famiglie, le comunità di monache, e io credo che questa preghiera indubbiamente ci abbia dato la forza, insomma. Nel vicariato di Galliera, nel vostro vicariato, è attivo un servizio accoglienza alla vita che in questi decenni ha visto entrambi molto coinvolti nel sostenere la vita nascente e che con la tenacia dei piccoli passi ha consentito di realizzare delle cose molto belle nel vostro territorio. Accogliere la vita, cosa significa ancora per te? Abbiamo toccato con mano che l'unico valore che veramente conta è la vita. E quando ti trovi, quando leggi il Salmo: nudo uscì dal seno di mia madre e nudo vi ritornerò, è esattamente la figura di questa morte, perché rimani nudo di tutto, e quindi l'unico valore che conta è veramente la vita. Questo Giorgio ci ha creduto, anzi, quando sentiva qualcuno che diceva sì, la vita dalla nascita, no, si arrabbiava e diceva: la vita non è dalla nascita ma dal concepimento. Quindi è logico, il SAV si è costituito ufficialmente nel 1986, abbiamo sempre, diciamo, lavorato insieme, anche perché ci completavamo a vicenda, io potevo avere magari certe idee, lui le metteva in pratica, e quindi adesso dovremmo trovare, la provvidenza ci penserà. Adesso, Giuliana, si tratta di scoprire nella fede il modo di continuare a stare vicini, il modo di continuare a essere uno. Per noi cristiani abbiamo questa consolazione di sapere che la vita non ci è tolta, ma trasformata. Sì,
bisogna attingere a quella fede. E io credo tanto comunque nella comunione dei santi, e quindi questo credo che sia un grosso aiuto. Siamo lontani, ma siamo forse più vicini adesso di prima, e credo che il Signore, e lo spero e ci credo, che insomma ci dia la forza proprio di avere sempre una fede viva. Io vorrei ringraziare il reparto di terapia intensiva di Bentivoglio, perché sono stati tanto cari, tanto premurosi, in un momento dove loro sono veramente affannati, sono veramente allo stremo, e quindi sempre con casi nuovi che arrivano, sempre con casi disperati, e avere la pazienza, noi eravamo a casa aspettare quella telefonata, però loro ce l'hanno sempre fatta senza fretta, e veramente condividendo, forse erano addolorati quanto noi o di più. E questo dobbiamo riconoscerlo, perché oggi in tanti ospedali veramente si vive questa sofferenza, perché anche loro soffrono quanto soffrono i familiari, insomma, vedere la loro impotenza nel non poter portare, aiutare una vita a continuare, insomma. Si è parlato di Africa i martedì di San Domenico, delle sue potenzialità e contraddizioni, anche attraverso l'impegno di CEFA e QAM. L'Africa, un continente, un mondo, tanti mondi, popoli in cammino, terre e uomini complessi da raccontare, belli da conoscere, ma va fatto con calma, con i tempi e gli occhi dell'Africa. Il Centro San Domenico ci ha voluto provare martedì scorso con un incontro online che ha dato uno sguardo all'evoluzione e alle sfide dell'Africa, attraverso gli occhi del volontariato, analizzando il contributo delle associazioni, a partire proprio dalle competenze professionali e dai valori che li animano. A moderare le riflessioni il giornalista di Radio Vaticana Filomeno Lopez della Guinea-Bissau. Per lavoro è chiamato a spiegare il Papa alle regioni di lingua portoghese del sud del mondo. Martedì sera ha fatto il contrario, ha raccontato la sua Africa in questo tempo di pandemia. L'Africa sta nello stesso posto che sta quasi il mondo intero, perché per la prima volta io penso che questo virus abbia un po' fatto che sì, tutto il mondo viva, ma soprattutto in termini di disagi, quello che posso chiamare i tempi africani del mondo, in termini di scarsità, di convivere con la scarsità quotidiana e di sapere che non puoi prevedere tutto, perché il giorno dopo deve essere veramente vissuto così, dal nulla. Però nonostante tutto comunque c'è maggior resilienza, no, nel continente rispetto a qua, ma credo questo anche perché la gente, sai, ha già visto tanto di quelle situazioni. All'incontro è intervenuto anche il cardinale Matteo Zuppi, con alle spalle un lungo impegno per la pace in Africa e in particolare in Mozambico con la comunità di Sant'Egidio. A lui abbiamo chiesto qual è il contributo di queste organizzazioni internazionali. Ma credo che sono delle risorse importantissime. Sono spesso tra le persone che cercano con generosità, con intelligenza, con professionalità di aiutare i paesi africani a trovare delle risposte altrimenti più difficili o altrimenti impossibili. Penso per esempio, citava Sant'Egidio, per quello che conosco bene, è la lotta contro l'AIDS, che è stata una delle conquiste anche della comunità di Sant'Egidio proprio nel territorio africano. In realtà facciamo troppo poco. Queste organizzazioni sono delle punte che dobbiamo aiutare, dei punti anche che dobbiamo aiutare, sia con la solidarietà da qui, cioè proprio anche aiutandole a organizzare dei progetti di sviluppo, di promozione dello sviluppo, ma anche andando con i mille modi, diciamo, della cooperazione, sapendo però una cosa, che ci riguardano, cioè che l'Africa ci riguarda, il mondo ci riguarda, fratelli tutti, e che possiamo con poco fare molto. Da 70 anni il QAM Medici per l'Africa interviene sul fronte sanitario, sia per l'assistenza medica ordinaria, sia per gli interventi legati alle emergenze. La distribuzione del vaccino è ora l'ultima loro grande sfida.
Il nostro compito adesso è quello di essere vicini per far sì che questi paesi fragilissimi riescano a portare quel vaccino fino all'ultimo miglio del sistema sanitario, dove la gente vive in Africa, e farla diventare quel vaccino, una vaccinazione vera e propria. E allora vuol dire il sistema di distribuzione, che vuol dire un magazzino per stoccare i vaccini, vuol dire un pick up, un piccolo camion per trasportare questi vaccini alla zona più lontana, e poi da lì le motorette che portano e riescono a fare la vaccinazione nei posti più lontani. Ma vuol dire anche formazione del personale locale, vuol dire anche un sistema di raccolta dati, perché bisogna sapere a chi hai fatto il vaccino e a chi no. Vuol dire anche poi la catena del freddo, da meno 2 a 8 gradi, questa è la temperatura per mantenere il vaccino, e quindi è importante garantire anche la catena del freddo. Tutto questo è quello che stiamo tentando di fare adesso in Africa, per essere pronti che quando i vaccini arrivano questa catena di distribuzione possa funzionare. È il nostro compito, lo facciamo da 70 anni. È difficile, ma non ci deve far paura. Con l'aiuto anche del buon Dio, questa sfida, l'ennesima sfida, vogliamo affrontarla, coscienti che non sarà facile, ma pensiamo che sia possibile. Il CEFA ha radici a Bologna, ma cuore e mani in tutto il mondo, a fianco delle popolazioni ancora più bisognose in questo periodo di pandemia e crisi economica. Tutti i nostri progetti, diciamo, hanno come obiettivo questo, quello di migliorare le condizioni, di uscire dalle condizioni di povertà e migliorare le condizioni di reddito delle famiglie. Quindi noi siamo già molto focalizzati su questo tema. Quello che dobbiamo fare in questo momento è semplicemente cercare di rafforzare ancora di più le nostre attività in funzione ovviamente delle fasce più colpite dagli effetti sociali ed economici della pandemia. Però abbiamo la fortuna che questo è il nostro lavoro da 50 anni, fortuna nel senso che abbiamo le competenze, le capacità e la professionalità proprio per far fronte a queste situazioni anche di crisi, di emergenza. È chiaro che quello che facevamo prima era un lavoro fatto mirato ovviamente su un certo tipo di agricoltura. In questo momento stiamo cercando il più possibile di continuare a produrre attività che generino reddito, quindi non solamente in agricoltura ma anche attività imprenditoriali, piccole attività imprenditoriali, piccole attività artigianali, per sostenere la popolazione in modo tale che possa attraverso il lavoro garantire quel reddito che possa farli uscire da condizioni di grande povertà. Padre Giovanni Bertuzzi, il Centro San Domenico non si ferma, anzi raddoppia, nel senso che le visualizzazioni sono molto tante. Riusciamo a comunicare con forse più persone ancora di prima. Quest'anno le sfide del Centro San Domenico sono soprattutto sul tema del rapporto tra l'uomo e la tecnologia. In genere ci dobbiamo occupare soprattutto dei due grandi eventi che ci interessano. In primo luogo c'è l'ottavo centenario della morte di San Domenico e poi anche a Dante Alighieri nell'anniversario dei 700 anni della sua morte, ci dedicheremo anche a questo. In occasione della festa di San Giuseppe, il Cardinale ha composto una preghiera di affidamento e intercessione che pronuncerà durante la catechesi che si terrà il 19 marzo nella chiesa a lui dedicata in via Bellinzona. L'invito ai fedeli e alle parrocchie di recitarla in questo anno particolare a lui dedicato. Sul sito della Diocesi e Bologna 7 il testo dell'orazione. A me non resta altro che salutarvi e darvi appuntamento come sempre alla prossima settimana. Thank you.